3 al posto di 53. È il conteggio finale tra il prima e il dopo della sperimentazione che in Piazza Bra ha visto l'eliminazione dei cestini presenti tra gli Stone, Giardini della Bra, Ballo dell'Arena. In occasione del G7 di metà marzo, per motivi di sicurezza, era stata disposta la rimozione in centro storico di oltre 100 contenitori. Più della metà erano stati riposizionati nell'arco di circa 48 ore. I cestini di Piazza Bra, in larga parte danneggiati, imbrattati e corrosi, invece, sono stati oggetto di un intervento di sistemazione e pulizia. In accordo tra AMIA, Comune, Prima Circoscrizione e Ente di Bacino, è stato deciso di non riposizionare i cestini, ma di coprire ugualmente l'area utilizzando 3 autocompattanti. Vi ringrazio di essere qua per fare il punto della situazione. Si è esaurito il test che abbiamo voluto fare di Piazza Bra senza cestini, consapevoli di voler affrontare un tema non facile. Dopo il test possiamo dire che si è concluso bene, e ringrazio i cittadini e i turisti che hanno voluto anche con il loro comportamento corretto dare un aiuto in questo senso. Gli operatori con i quali ho parlato spesso nei vari turni in questi giorni mi hanno tutti confermato che la piazza non è più sporca di prima. È chiaro che ci sono ancora degli abbandoni, ma purtroppo fisiologici, che ci sono sempre stati, della cicca, del cartoncino e così via. Però lo stato della piazza, anzi addirittura colleghi, hanno detto che è meglio del passato, proprio perché la mancanza di cestini evita di concentrare quelli che poi mancano, il canestro, i colombi, i piccioni, la caduta accidentale, eccetera. Allora abbiamo fatto una riunione con la circoscrizione, il presidente Dalai è qui con me, ci siamo confrontati con gli assessori, chiaramente abbiamo parlato con la struttura e abbiamo condiviso che la scelta migliore fosse quella di mantenere l'assenza, non rimettiamo i 45 cestini piccoli, aperti, open air, che erano qui in piazza, ma abbiamo deciso però di mettere 3 compattatori solari, tipo questo modello, che non è una novità, ma è per l'AMIA, per la città, perché ne abbiamo già posizionati in passato vicino a Ponte Pietra, in particolare Piazza delle Erbe, di fronte alla biblioteca. Però abbiamo deciso di farlo perché chiaramente adesso l'affluenza con le belle giornate aumenta ulteriormente, aumenteranno le persone che mangeranno, consumeranno cibo di strada sulle panchine. Di conseguenza abbiamo deciso di mettere 3 di questi compattatori. Per la cronaca, ognuno di questi compattatori ha la capienza, il volume di 15 cestini piccoli, proprio per il fatto che grazie all'energia solare viene compattato il rifiuto e non è pieno fino a un volume pari a circa 15 cestini. Teniamo presente, come conferma l'ispettore Tommasi, giusto? Teniamo presente che nella piazza non abbiamo rimesso circa 50 cestini, per cui di fatto in termini di volumetria i 3 compattatori fanno lo stesso lavoro. C'è meno diffusione di piccoli cestini che comunque tolgono bellezza estetica alla piazza, e di conseguenza abbiamo concentrati in 3 punti che riteniamo quelli più significativi e più di alto consumo. Oltre a questo ricordiamoci sempre che tutto intorno alla piazza il numero dei cestini piccoli è rimasto immutato, cioè abbiamo solo tolto i cestini da Piazza Bra, che vuol dire Vallo dell'Arena, Liston e Giardini. In montagna, ad esempio, vale il principio che chi produce i rifiuti li deve anche smaltire. Ovviamente per i turisti questo non è praticabile, però che ci sia un ausilio diverso dal cestino che poi quando è pieno invita a comunque tentare di posizionare altri rifiuti e poi traboccano, nonostante che gli operatori svuotino ripetutamente, e invece in questo caso, dato che il cestino quando è all'80%, se non sbaglio, chiama l'operatore perché vada a svuotarlo, evitiamo giri a vuoto, evitiamo anche che il cestino non sia in grado di ricevere altri rifiuti, e questo avrà un impatto su una città più pulita e più ordinata. Nel contempo stiamo andando avanti anche con l'operazione di differenziata per gli esercizi commerciali e di ristorazione, per differenziare carta, vetro, eccetera, in modo che la città sia più ordinata e più pulita.
nonostante una presenza massiccia di turismo che è ormai a livelli record non solo italiani ma addirittura europei.